Dopo 17 anni alla guida del settimanale Chi, Alfonso Signorini non è più il direttore. Clamorosa svolta nella vita professionale del giornalista, che lascia il posto al 62enne Massimo Borgnis. Lo ha reso noto con un comunicato stampa, il gruppo Mondadori. Va precisato che Signorini non lascerà la rivista, visto che continuerà a collaborare in veste di direttore editoriale. In sostanza, dal prossimo numero, Alfonso avrà il compito di dettare la linea editoriale da seguire, in accordo con i dettami del gruppo editoriale. Sarà poi compito del direttore responsabile, ovvero Massimo Borgnis, di elaborare e realizzare il prodotto giornalistico, assumendosene tutte le responsabilità. Ma perché Signorini ha abbandonato la carica di direttore responsabile di Chi? È presto detto. Per lui un nuovo progetto, sempre all'interno del gruppo Mondadori. Si tratta di un nuovo percorso, finalizzato allo sviluppo di una talent agency dedicata all'intrattenimento. Un progetto in cui Signorini capitalizzerà il profondo know-how e le competenze uniche maturate nel corso della sua carriera. Secondo quanto spifferato da Dagospia, questa nuova attività sarà finalizzata anche alla costruzione delle webstar, da infilare nelle trasmissioni Mediaset o nei progetti Mondadori. Proprio Signorini, commentando questa sua svolta professionale, si è mostrato entusiasta. Ha ringraziato il gruppo Mondadori per la fiducia che ha sempre dimostrato nei suoi confronti. Non solo, ha assicurato che continuerà a dare il suo apporto professionale al settimanale Chi, che considera un po' come la sua creatura. C'è pure un altro rumor su Signorini, riportato sempre da Dagospia. Secondo il portale di Roberto D'Agostino, Alfonso avrebbe scelto di mollare l'ordine dei giornalisti, per avere più libertà di azione, soprattutto in TV, in particolare riguardo alle pubblicità. Sembra infatti che diversi marchi lo abbiano contattato, per poterlo avere come testimonial delle loro campagne pubblicitarie. Sino ad ora, Alfonso ha sempre rifiutato, per via dell'incompatibilità prevista dalle norme deontologiche dei giornalisti. Se ciò fosse vero, il futuro di Signorini potrebbe essere sempre più legato alla TV. Da segnalare poi, che Signorini è già stato riconfermato anche alla guida della prossima edizione del GF VIP. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere tutti gli aggiornamenti.